Siamo con Mario Sero, capogruppo per l'Unione Civica Cariati nel Cuore, in seno al Consiglio Comunale di Cariati. Ecco, incontriamo l'avvocato Sero per continuare a parlare di quello che è il problema che in questi giorni è il più discusso, la questione dei rifiuti. Esce in data di oggi, datato ieri, un comunicato stampa in replica al messaggio video del sindaco di Cariati, divulgato su un sito web locale. Ecco, abbiamo messo un poco a capire qual era questo misterioso sito. Poi Cariati, ci siamo... vacanze al mare. Ecco. E mi scuso se non l'ho indicato, l'avevo fatto perché magari poteva essere inteso in senso dispregiativo, no. Ma se devo gettare il sito io lo cito. Cariati, vabbè, vacanze al mare. E mi scuso, non l'ho citato. No, non era questo, ci facciamo anche noi un po' di pubblicità. Ed entriamo... No. Nel merito, entriamo nel merito dell'incontro. In pratica pare che l'ordinanza del sindaco per chiudere le scuole, conseguenziale alla problematica della raccolta dei rifiuti, ha destato un pochettino così di discussione, sì. E non poteva mancare a questa discussione, chiamiamola così, il principe della polemica, ecco, l'avvocato Mario Sero, dove dici che in pratica dopo questa ordinanza, se prima avevi dei dubbi, ora non ne hai più. Quali erano i dubbi di prima e quali sono le certezze di oggi? A riguardo alla posizione, perché qua parliamo di posizione del sindaco. Sì. Ma guarda, io non faccio mistero. E poi al sindaco non le mando mai a dire per interposte persone, glielo dico direttamente. Io non faccio mistero che il sindaco, sulla questione della discarica di Scalacelli, certo, lui ha preso posizione, ma non l'ho visto mai convinto, mai determinato, mai, diciamo, con una chiarezza, diciamo, prorompente. E questo gliel'ho sempre detto, ma comunque anche, può essere anche un motivo, diciamo, caratteriale. Chi mi parla, non per farmi, diciamo, pubblicità, su questa problematica della discarica, in tempo non sospetto si è beccato due querele penali per aver detto il proprio, diciamo, il proprio pensiero. Querele ovviamente che mi sono state ovviamente rimesse, cioè ritirate. Ma al di là di questo, quello che io ho voluto contestare al sindaco è che quell'ordinanza di chiusura delle scuole, beh, siamo sicuri che va verso, diciamo, la soluzione del problema, nel senso da noi prospettato, cioè di impedire con tutte le nostre forze l'apertura di una discarica illegale, abusiva, contro ogni norma e regola e soprattutto che violenta il territorio, quel territorio. Sì, però chiedo scusa, nel momento in cui un sindaco dice chiaramente io sono contro la discarica, e non solo, anche il sindaco di Mirto, per esempio, ha chiuso le scuole, anche il sindaco di Mirto sembrerebbe essere contrario alla discarica, sì. Quindi lo hanno detto poi chiaramente, palesemente. Oh, però qual è il problema? Il problema è questo: se tu chiudi una discarica e dici che a Cariati, chiudi le scuole di ogni ordine e grado e dici che a Cariati ci sono dei problemi di natura proprio di epidemie, di igiene, il messaggio che mandi al commissario, alla regione, che vuole aprire quella benedetta discarica, che non è per rifiuti solo urbani ma per rifiuti speciali, quindi non potrebbe essere abbancata, e al prefetto, il messaggio che mandi è che a Cariati c'è un'emergenza tale che i cittadini rischiano sulla loro pelle e sulla loro salute. È come se succedesse un terremoto. Quando succede un terremoto, il prefetto ha poteri speciali e può chiamare d'urgenza le imprese che vuole e bypassare le norme e le regole. Ecco, io non vorrei, e questo è il motivo di doglianza nei confronti del sindaco di quell'ordinanza, non vorrei che gettando le basi di questo allarmismo, per motivi proprio di salute, quasi di epidemie, si desse nelle mani al commissario o al prefetto di andare ad abbandonare i rifiuti in via d'urgenza. Quindi io avrei, invece, fossi stato il sindaco, avrei preso altre, diciamo, iniziative. E mi sarei, non dico scagliato, perché tra istituzioni non ci si può scagliare, ma quantomeno avrei fatto una reprimenda, o tirata di orecchie, o una, diciamo, comunicazione ufficiale, nei limiti, contro alcuni sindaci grossi, di grossi comuni che hanno detto...
la discarica di Scala Coeli va aperta perché ci risolve il problema per i prossimi 2 o 3 anni. Beh, io fossi stato il sindaco di Cariati, avrei chiamato questi sindaci e avrei messo dei comunicati, avrei fatto dei provvedimenti, avrei adottato delle posizioni chiare dicendo: beh, guardatevi bene la problematica, perché quella è una discarica che non può essere, diciamo, né ora e né mai autorizzata per rifiuti. Comunque nasce spontanea un'altra domanda: come mai, ecco, in questi mesi, perché ormai questo problema dura da un po' di tempo, in questo lungo periodo silenzio assoluto, cioè adesso che si è arrivata quasi a una soluzione, tampone tra virgolette, il sindaco prende questa misura di chiudere le scuole, escono fuori tutte le forze di opposizione contrarie a quanto fatto dal sindaco. Ecco, allora, essendo che voi come forze politiche, e l'avete sempre detto, siete la maggioranza di Cariati, il 65%, non che potevate uscire prima con qualche proposta e magari, ecco, beh, è capace che il sindaco l'avesse accettata e non si arrivava a questo punto. La proposta io l'ho fatta e l'ho ripetuta non da adesso, da diversi anni, e l'ho anche stuzzicato più di una volta l'ex assessore Salvati, che era la delega all'ambiente. Io è una vita che sto predicando la differenziata. La differenziata avrebbe impedito, per esempio, su questi 400 tonnellate di rifiuto che sono a Cariati, beh, l'85%, cioè 380 o quasi 400, noi non l'avremmo visto nell'estate, perché la differenziata ci permette di riciclare l'85% dei rifiuti. E non è vero che in Calabria non è possibile differenziata, che manca la filiera, perché io l'ho citato nel comunicato. Io vado spesso per motivi di coniugio nella zona del Catanzarese e vado spesso a Sellia Marina. Sellia Marina nel giro di 2 anni raggiunge l'85%. Vabbè, ma abbiamo anche paesi qua vicino. Abbiamo anche Saraceno, ma anche, mi dicevano, io non so, Mandatori ci sono, perché fa il 50%, quindi è possibile differenziare. E differenziare si risparmia, sapete perché? Avete visto, cari cittadini, tutti quei cassonetti bruciati. Ogni cassonetto costa centinaia e centinaia di euro. Siccome sono stati bruciati decine e decine di cassonetti, adesso l'amministrazione comunale di Cariati dovrà comprare per qualche migliaia di euro i cassonetti. E quindi facciamo spese su spese. Non servono più i cassonetti. Comunque, serve, ecco, differenziare. Avremo modo di entrare poi nei particolari della differenziata, magari in un altro momento, in un dibattito siamo più largo. Della blu. È un obbligo morale, sì, oltre che però, ecco. Capite che in questo momento probabilmente il Comune di Cariati non può avviare questo discorso della differenziata perché richiedono delle risorse economiche. Quindi, magari se in passato avessi speso qualche trantellata in meno, poi magari sì. Ma il mio amico momento, poi se mi vede mi tira le orecchie, sì. Io avrei speso, ecco, se avete qualche proposta realizzabile al momento, fatela pure, perché noi le spese in TV, io l'ho detto che avrebbe dovuto tagliare le spese inutili delle nostre voluttuarie. Abbiamo speso anche, poi si arrabbierà Leonardo Lenin e Montesanto. Ecco, io non è che ce l'ho con Leonardo, io per esempio non avrei fatto la comunicazione, ho detto stampa, perché l'avrei, ecco, impegnato in questo settore. Comunque sono scelto discrezionale della pubblica E con questo ci colleghiamo a quello che è stato un tono, ecco, di polemica anche per quanto riguarda, sempre nel tuo articolo, della collaborazione con l'amministrazione, ma più che, ecco, parlare di collaborazione, perché è difficile vedere una minoranza che collabora con la maggioranza. Come possono collaborare? Cioè, qual è il chissà problema? Se un giorno riusciremo a vederlo a Cariati, però, ecco, mi ricollego a quanto detto prima, essendo la minoranza il 65% dell'elettorato, allora far vedere anche al vostro elettorato che da parte vostra esce qualche proposta, io penso che al di là se poi viene o non viene preso in considerazione, e di questo se ne può sempre poi parlare, sarebbe una cosa che nobilita l'operato, anche se voi non siete ad amministrare. Ma guarda, su questo fatto, questo riello della mancata di collaborazione muro contro muro. Allora, io, sindaco Filippo, mi fai una cosa, mi scrivi 3 righe e mi dici come, ma per iscritto però, poi gli mando tutti sì, come vuoi che io collabori, mettimelo per iscritto, perché io ancora non l'ho capito. Io ho portato in consiglio, insieme agli altri amici delle minoranze, decine di proposte. Per esempio, la stazione unica appaltata, bocciata. Visto che non abbiamo una lira, il dissesto, loro non sarebbero andati a casa, il dissesto proprio pilotato, bocciato.
Cioè, abbiamo portato decine di proposte e ce l'hanno sempre bocciate, ma sistematicamente, a volte quasi irridendoci. Quindi mi devi dire che tipo di collaborazione vuole lui. Cioè, se collaborazione significa non usare toni alti oppure starsene zitti di fronte ad un paese che è ormai spopolato, senza servizi e sulla bancarotta e nella bancarotta, beh, io a questo non ci sto. Mi dicesse il sindaco per iscritto come devo collaborare, io cercherò di accontentarlo. Quindi facciamo, da una parte il sindaco dovrebbe scrivere questo, da un'altra parte forse dovremmo dire pure che per avviare un dialogo sincero ci vorrebbe meno carta bollata. Sì, capiamo che può avere ragione, ma quando io ti dico non spendere questo, non portare dei residui in bilancio, non scrivere queste cose, e tu le scrivi, mi costringe a scrivere la Corte dei Conti. Tra l'altro, nel passato, non è che quella parte politica che adesso in maggioranza, quando era l'opposizione, è stata tenera nei miei confronti. Ecco, una cosa dovrebbe fare il sindaco, anche se lui non è presidente del consiglio, ma quando convochi i consigli comunali, ci vuoi chiamare prima e dire vi sta bene almeno la data, lasciamo stare i punti, almeno la data, neppure questo fa. Cioè, se tu mi convochi, caro sindaco, i consigli di mattina, e sai benissimo che io di mattina sono in tribunale, cosa vuoi, collaborazione? È ovvio che mi mandi su tutte le furie. Allora, quantomeno, iniziamo da questo. Li puoi convocare i consigli la sera e con una piccola telefonata diglielo al Presidente del Consiglio, va bene? Poi mandami per iscritto come devo collaborare, che vedrò di collaborare. E prendi posizione netta su sta prendetta di scarica, che ti sono al fianco, come un ospedale. Non te lo scordare.